Bene amici di androidblog.it, avete sempre desiderato connettere il vostro smartphone alla TV e visualizzare tutti i contenuti sullo schermo? Bene, oggi vi presentiamo la chiavetta di Trevi con ingresso HDMI che vi permetterà di condividere lo schermo del vostro dispositivo a bordo della televisione. Scopriamolo insieme. Eccola qui amici di androidblog.it, la confezione dello Trevi Smart Extension Display. Si tratta ovviamente del Miracast di cui vi abbiamo già parlato, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Innanzitutto vediamo cosa contiene la confezione, che si presenta in modo davvero molto semplice e contiene tutto l'essenziale, ovvero la chiavetta Miracast con ovviamente l'ingresso HDMI per poter essere collegata alla TV, la porta laterale micro USB che funge da alimentazione che poi andrà collegata con il cavo che è in dotazione alla TV per fungere appunto da alimentazione, e il pulsante che servirà per effettuare la scansione dei dispositivi nelle vicinanze, mentre da quest'altra parte abbiamo un ingresso digitale. Mettiamo da parte il Miracast, qui abbiamo il manuale utente per il primo avvio e in questa bustina abbiamo il cavo micro USB che fungerà da alimentazione. Adesso andremo a collegare la Miracast al nostro televisore per farvi vedere un po' come funziona. Eccolo qui amici di androidblog.it, il Miracast prodotto da Trevi. Il Miracast sostanzialmente svolge le stesse funzioni che diciamo abbiamo già visto ampiamente in altri dispositivi, che ci permettono di condividere lo schermo del nostro smartphone, del nostro tablet, che ovviamente si è dotato di questa funzione, a bordo della nostra TV. La nostra TV ovviamente è stata dotata del Miracast che vi abbiamo già mostrato nella parte introduttiva di questa recensione, e una volta installato il Miracast a bordo del nostro televisore non dovremo fare altro che collegare il nostro dispositivo. Adesso proveremo a fare questa prova con il nostro Galaxy S5 di cui vi abbiamo già parlato nelle nostre recensioni, e andremo ad abilitare lo screen mirroring, quindi la condivisione dello schermo tramite le impostazioni del dispositivo, e come vedrete adesso abbiamo appena effettuato l'accesso al pannello delle impostazioni e ci siamo connessi al dispositivo. L'intera fase di abbinamento dei due device è decisamente veloce, non bisogna fare altro che premere il pulsante presente dietro il Miracast del nostro dispositivo e quindi effettuare la ricerca dei due dispositivi che si accoppieranno e quindi diciamo, ci permetteranno di condividere lo schermo dello smartphone sulla nostra TV. Come vedete è possibile svolgere qualsiasi funzione sullo smartphone e quindi vederlo sulla televisione, e molto più semplicemente possiamo andare a vedere nella galleria le foto che poi abbiamo scattato, anche se la qualità decisamente non è la stessa che vediamo a bordo dello smartphone, ma è sicuramente un gradino inferiore sulla TV. Poi ovviamente dipende anche dalla tipologia di televisore che utilizzate, in questo caso non è una Full HD nella nostra situazione, ma comunque il risultato è piuttosto accettabile. Vedete, in questo caso abbiamo visto le foto che abbiamo scattato, ma possiamo fare qualsiasi tipo di operazione, quindi navigare in internet, quindi aprire quelle pagine internet e quindi magari navigare in modo orizzontale per avere una schermata completa all'interno della nostra TV, e quindi fare qualsiasi operazione, quindi sul web per farvi un esempio, o qualsiasi altra. Anche ad esempio può essere utile nelle videochiamate con lo smartphone, quando magari non abbiamo voglia di accendere il computer ma vogliamo comunque avere un'immagine a tutto schermo. È comunque un dispositivo abbastanza interessante che noi comunque vi consigliamo di provare. Per Android Blog, Nicola De Cillis.